Luciano Floridi, buonasera. Buonasera, grazie per l'invito. E benvenuto, benvenuto davvero qui nel Posto delle Parole per anticipare il suo incontro. L'incontro che avrà venerdì 17 settembre alle ore 16 a Modena, nell'ambito del Festival Filosofia. Il tema che lei affronterà con il pubblico è sovranità digitale, uso dei dati e accountability. Ricordo ai nostri ascoltatori che Luciano Floridi è professore di filosofia ed etica dell'informazione, direttore della Digital Ethics Lab di Oxford e Internet Institute all'Università di Oxford e poi Turing Fellow all'Alan Turing Institute, nonché professore di sociologia di comunicazione all'Università di Bologna. Ora, Luciano Floridi, per entrare subito nel tema che lei affronta ogni giorno e ogni giorno studia, parlare di etica dell'informazione credo che sia una cosa importantissima ed entra proprio di petto nel tema che lei affronterà, ovvero la sovranità digitale. Ora, sicuramente qualche nostro ascoltatore avrà la curiosità di capire che cos'è effettivamente l'etica dell'informazione. E non sarà facile spiegarlo in poche parole, ma ci proveremo. Prendiamo le due parole separatamente e poi vediamo. Allora, per dare forse una risposta veloce e non troppo superficiale, possiamo guardare alle due parole, cioè etica e informazione. L'etica sappiamo che ci dice come dovrebbero andare le cose, non come vanno. Quale sarebbe la cosa giusta da fare, quale sarebbe il genere di persona che vorremmo essere e così via. L'informazione è quello che oggi ci circonda, non è soltanto, ecco, su questo io vorrei porre l'accento, non è soltanto comunicazione, non è soltanto WhatsApp, Twitter o Skype, ma è anche l'ambiente in cui viviamo. Mettiamo insieme questi due termini, allora come dovrebbero andare le cose? Rispetto a che cosa? Rispetto alla comunicazione? No, rispetto all'ambiente, l'ambiente in cui viviamo. Ecco che allora l'etica dell'informazione è in realtà un'etica ambientalista, diciamo così, cioè di tipo verde, nei confronti dei nuovi ambienti in cui noi passiamo sempre più tempo. Questo on life, come mi piace chiamarlo un po' da un po' di tempo, cioè questa esperienza che combina la vita online e la vita offline, il digitale e l'analogico, e capire come dovrebbero essere strutturati questi ambienti, come ci dovremmo comportare in questi ambienti, quale genere di potere, diritti, doveri devono essere messi in campo. Ecco, questa è l'etica dell'informazione, a mio avviso, che è veramente un'etica del XXI secolo. Rischiamo altrimenti di guardarla un po' come se fosse un'etica dei mass media, un'etica molto novecentesca che non parla al nostro secolo. E no, deve parlare come parla effettivamente a noi cittadini che dobbiamo essere consapevoli di questa cosa, perché la responsabilità non è del computer. Responsabilità è tutta quanta nostra, come utilizziamo le macchine nel senso più ampio del termine. Il suo incontro, Luciano Floridi, sarà sovranità digitale. E la parola sovranità fa venire in mente la sovranità che si sente spesse volte, forse troppo, citare da un punto di vista politico, quindi un'appartenenza sempre più piccola. Però qui la sovranità digitale attraversa forse altri campi, e quali esattamente? Ha ragione, non vorrei che la sovranità si confondesse con il sovranismo, purtroppo due termini che possono facilmente generare confusione. La sovranità è quella stabilita dalla nostra Costituzione e anche da altre grandi costituzioni dei paesi democratici, e cioè quella popolare. Siamo noi cittadine e cittadini che abbiamo la sovranità, cioè il potere di controllo della società. Lo esercitiamo dando poi una delega a chi fa per noi questo lavoro, tra virgolette, che sono appunto i partiti, la politica, il Parlamento, il governo e così via, cioè la struttura politica. Ma la struttura politica non ha il potere, lo esercita senza possederlo. E la cittadinanza lo possiede, ma non lo esercita direttamente, ma lo dà a qualcun altro. Ecco, in questa separazione tra chi lo ha e chi lo esercita nasce la democrazia. E la democrazia poi a questo punto dà vita a questa sovranità che tanto tempo fa, si chiama sovranità per una ragione, era del sovrano, sovrano che fosse stato incaricato dal Padre Eterno o da qualcun altro di esercitare il potere assoluto e così via. Ricordiamo magari a chi si occupa di filosofia tra noi, Hobbes e altri autori classici. Oggi noi sappiamo che la sovranità, cioè il potere di poter decidere
come la società debba essere gestita e in che direzione mandarla, è quella di tutte le cittadine e tutti i cittadini che hanno diritto di voto e così via. Perché digitale? Ma perché oggi la sovranità non è soltanto quella nazionale, quella che si ferma ai confini, si occupa ad esempio di questioni che sono molto oltre i confini nazionali, ad esempio la sicurezza cibernetica, oppure le grandi questioni internazionali che hanno a che fare con la protezione dei dati, con il movimento dei dati, con la privacy degli individui e così via. Farò un piccolo esempio e poi chiudo qui per non dare una risposta troppo lunga, ma abbiamo sentito tanto parlare in questo periodo del GDPR, cioè della legislazione europea sulla protezione dei dati personali. Ecco, io vorrei filosoficamente sottolineare soltanto un punto, che è questo. Se si legge un po' questo documento, che è anche lungo e un po' noioso, ma c'è una cosa filosofica importantissima. Si abbandona il controllo dei dati legati al confine. Mentre in passato noi la legislazione diceva, guarda che qui si fa così perché è a casa mia, e a casa tua magari farai altrimenti. Qui in Italia si fa così, in Francia magari fai in modo diverso. Ecco, il GDPR invece, proprio per la sovranità digitale di un'Europa che guarda la protezione dei suoi cittadini indipendentemente dai confini, dice, guarda, ovunque tu tratterai i dati di cittadini o cittadini europei, non ha importanza se tu sei in Giappone, in India o negli Stati Uniti, si applicano le regole di questo luogo, cioè dell'Europa. E, ecco, questo è già un buon esempio di sovranità digitale. Lo stiamo anche esportando in questo periodo a questioni legate all'intelligenza artificiale, grosso modo seguendo la stessa linea. Però, professor Floridi, l'aspetto della sovranità digitale è un aspetto importantissimo, e qui il famoso principio di responsabilità, già presente nell'antica Grecia, presente allora, deve essere ulteriormente presente proprio quando noi, con la nostra presenza, lasciamo la nostra impronta digitale quando usiamo lo smartphone, il telefono e così via. Quindi, ma se noi siamo i nostri dati, Luciano Floridi, noi come dobbiamo comportarci in rete? Dobbiamo comportarci con la paura oppure con una serena responsabilità, una responsabilità razionale? Quello della responsabilità è uno dei temi cardine, ha ragione. Ed è una responsabilità che noi oggi viviamo come qualcosa di trasformato, perché è avvenuto sotto i nostri occhi in tempi veramente rapidissimi. Se lei immagina la responsabilità che abbiamo acquisito lentamente, ad esempio nei confronti del mondo animale, si pensi alla violenza sugli animali, al trattamento degli animali, alle sperimentazioni sugli animali, quanti anni ci sono avuti, quanti decenni, addirittura in alcuni casi secoli, per sviluppare quella sensibilità, oppure la sensibilità nei confronti della responsabilità ambientale e così via. Ecco, quanto ci vorrà per acquisire una sensibilità anche nei confronti degli artefatti digitali, del mondo digitale, di questi altri ambienti in cui noi viviamo, che costruiamo noi stessi? Io penso che da un lato si debba fare in fretta, ma dall'altro si debba essere anche un po' pazienti con un'umanità che ha bisogno dei suoi tempi per maturare. Si diceva al liceo festina lente, cioè fare in fretta ma con cautela. Allora, tornando alla sua giusta osservazione, la responsabilità è fondamentale. Oggi abbiamo anche responsabilità ampliate nei confronti del digitale. Che cosa facciamo con questo digitale? Chi soffre e chi guadagna da quello che facciamo con questo digitale? Chi è al comando di questo digitale? Ad esempio le grandi aziende. Chi produce gli strumenti che poi permettono altre operazioni, sempre nel caso del digitale, e così via. La ricchezza si forma nel contesto del digitale, le decisioni politiche e anche di tipo culturale avvengono sempre di più all'interno dell'infosfera. Allora questa responsabilità è fondamentale, bisogna svilupparla, bisogna anche dare un po' il tempo all'umanità di adattarsi. Allora io avrei questo moderato ottimismo, che forse viene un po' così connaturato, dice mia moglie, lui non ho grandi meriti, di pensare che l'umanità poi ha fatto grandi passi in altri contesti, farà grandi passi anche qui, ma questi passi vanno fatti, quindi non semplicemente pensare che tanto tutto andrà bene senza fare nulla. Di qui legislazione, etica e buona educazione. Eh sì, filosoficamente parlando, qui c'è materia, tanta materia su cui discutere, confrontarsi. Ad esempio, Hobbes avrebbe qualche cosa da dire anche oggi sulla sovranità digitale, no? A proposito della responsabilità, a proposito dell'etica, a
proposito anche dell'autorità, ed è una cosa molto importante su cui confrontarsi, Luciano Floridi. Certo, e qui il discorso sarebbe un po' complicato, perché questioni come l'autorità, come la sovranità, ma anche questioni molto apparentemente slegate, come quella della non traducibilità in oro del denaro e così via, cioè ci sono moltissimi aspetti fondamentali della nostra società che si sono svuotati di sostanzialità. Non c'è qualche cosa lì che è, ad esempio, la sovranità che passa da padre in figlio, da madre in figlia, la regina, il re e così via, oppure qualcosa che io ti do perché dandoti quel denaro è come se ti dessi un pezzettino d'oro, oppure l'autorità che deve essere simboleggiata, ma in realtà è qualcosa di socialmente accettato o meno. Allora lei immagina una società che non sta funzionando bene. Quando è che l'autorità non funziona? Quando finisce per non essere più riconosciuta dal piccolo contesto familiare in cui magari i genitori non vedono la loro autorità più riconosciuta, a quel punto perdono di autorità. E non è che hanno perso qualche cosa, dove l'accento è sul cosa, hanno perso un tipo di relazione. Ecco che allora pensare alla politica, pensare alla società in termini relazionali piuttosto che cosali, mi passi un po' il brutto italiano, cioè in termini di funzioni e non di sostanza, questo lo diceva già Cassirer tanto tempo fa, è fondamentale, soprattutto in un contesto digitale che ci permette di pensare sempre più in termini di network, di meccanismo, di funzioni, relazioni, piuttosto di cose. Allora, per tornare a Hobbes, Hobbes ha questa visione un po' quasi di passaggio della consegna, come se qualcuno avesse una sorta di un X, un quid di potenzialità, di autorità, di sovranità da passare di qui a lì. Quando le persone si mettono insieme, passano i loro pezzettini di sovranità, li collezionano e li danno a qualcuno che gli assicura una vita meno grave, meno rischiosa, purché appunto si possa poi convivere insieme. Questo meccanismo lo abbiamo acquisito da Hobbes, è uno dei grandi classici dei modi di interpretare come ci mettiamo insieme, come viviamo in società. Non è l'unico, però. Ecco, su questo io forse chiuderei la mia risposta. C'è una versione, forse minoritaria, meno aggressiva, da Socrate a Rousseau, che invece vede il mettersi insieme non come un collezionare tante piccole sovranità che devono essere un pochino limate affinché si riesca a sopravvivere tutti insieme, non a mangiarsi gli uni con gli altri come se fossimo dei lupi. Ma in realtà perché abbiamo bisogno gli uni degli altri per costruire un muretto, per fare la spesa, per dividersi le mansioni, perché a casa faccio una cosa, tu ne fai un'altra. Insomma, una socialità che è costruita più sulla collaborazione e meno sull'antagonismo. Si può fare anche in questo modo, si può pensare anche in questo modo, e se mi passa la battuta leggermente meno, diciamo così, intuitiva, è la seconda parte di qualsiasi libro di teoria dei giochi, dove i giochi non sono soltanto quelli competitivi, ma sono anche quelli collaborativi. Allora vedrei di più persone che fanno qualcosa insieme perché c'è solidarietà e interesse, quindi condividono la sovranità, condividono la responsabilità, la libertà di cui parleremo in questi convegni, e un po' meno invece una versione sempre hobbesiana in cui la competizione è un po' la cattiveria umana che ci fa vivere insieme piuttosto che la bontà. Forse sarò un po' troppo di nuovo ottimista, ma c'è del vero anche in quest'altra parte. E allora forse la conclusione è che siamo un po' tutte e due, siamo un po' Hobbes e un po' Rousseau. Io vorrei Siamo anche un po' tornare, socratici. eh sì, vorrei tornare, Luciano Floridi, su quello che ha detto poco fa, perché credo che sia uno snodo importante a proposito di relazioni, a proposito di cose, perché le relazioni vengono prima delle cose. Questa è una sottolineatura che ci sposta necessariamente lo sguardo. Ed è tanto controintuitiva, ma Ha veramente voglia. tanto. Cioè, non è che quando io entro in stanza e mi siedo su una sedia, penso, guarda, la sedia non è una cosa, in realtà è un campo di forze. Cioè, qualcosa che è fatta di atomi, e questi atomi, chi mi ascolta e sa di fisica mi perdonerà per lo svarione semplificante, ma questi atomi sono in larga parte vuoti. Non pensiamo in questo modo. Il nostro cervello mammifero vede il mondo fatto di cose e poi di relazioni tra cose e poi di cambiamenti di relazioni e così via. Un po' come se fosse una specie di meccano per chi è nato negli anni 60 come me, e pezzetti che mettiamo insieme e costruiamo dall'atomo alla molecola e così via, fino ad arrivare al mattone, al muro, alla casa, eccetera. Ecco, questo modo di pensare la realtà privilegia la sostanza invece della funzione. Se noi invece guardassimo al mondo da un punto di vista di prima le relazioni e poi le cose, immagineremo, ad esempio, che
io e lei, siamo fatti soprattutto di relazioni, cioè siamo soprattutto, come dire, dei grovigli, degli incroci, questo lo diceva bene anche un po' Hume, in cui se noi andiamo a togliere tutto quello che ci appartiene, la lingua, la cultura, le memorie, i desideri, le passioni, l'educazione, le esperienze, che cos'è che rimane? Non c'è un qualche cosa che c'è Luciano lì, che è come se fosse un gancio metafisico in cui ho attaccato tutte queste cose, come se fossero dei vecchi cappotti. Ecco, questa visione non sostanzialista ma relazionale si spiega con un'ultima metafora e chiudo qui anche in questo, cercando di essere breve. Invece di pensare il mondo come se fosse fatto di tante rotonde che noi poi colleghiamo con le strade, che sarebbe un po' da matti, pensare al mondo fatto di strade, e lì dove le strade si incrociano ci sono le rotonde. Le rotonde sono gli oggetti e sono realissimi. Non è che allora non esistono, non consiglio a nessuno di attraversare una rotonda facendo finta di niente, ma sono conseguenza dell'incrocio delle strade. Nessuno pianifica, no, da un punto di vista stradale, la città pensando prima alle rotonde e poi collegarle con le strade. Ecco, pensare al mondo fatto di strade e lì dove le strade si incrociano, quindi le relazioni si unificano, si aggrovigliano intorno a qualcosa, lì c'è un oggetto, questo ci fa anche capire la nostra natura transeunte. In fin dei conti non c'eravamo, ci siamo, non ci saremo. E che cosa è successo? Per circa, speriamo nel mio caso, almeno, lo auguro anche a lei, un 100 anni, ci diamo questa, diciamo, larghezza, per 100 anni questi atomi si sono aggrovigliati in questa forma che si chiama l'oceano Freud. Se ne andranno poi per cavoli loro, tra un po', al passaggio di questo particolare snodo, di questa particolare rotonda che si chiama l'oceano. Ecco, pensare il mondo in questo modo ci fa anche capire dove andare a cambiare le cose. Bisogna cambiare, migliorare le relazioni affinché le cose cambino. Questo tema e molti altri, se ricordo bene, sono trattati da un punto di vista politico, ma non solo, perché la politica non è altra cosa da noi, nel suo saggio uscito lo scorso anno per Raffaello Cortina, Il verde e il blu, idee ingenue per migliorare la politica. Oggi la politica, dal suo punto di vista filosofico, che rapporti ha con la sovranità digitale? Allora, bisognerebbe circostanziare la domanda, magari forse soltanto all'Italia e alla politica in Italia o alla politica europea, insomma, capire di quale politica stiamo parlando. Io direi che in generale, ma è una generalizzazione molto forte, quindi un po' violenta, chi ci ascolta mi perdonerà, la politica oggi in generale sta un po' rincorrendo il digitale. E questo lo dico non in senso negativo, perché è una rincorsa che sta vedendo la politica riprendere spazio sul digitale. C'è stato per un certo periodo il digitale ha avuto uno stacco e ha cominciato a correre, a prendere più controllo delle nostre vite, a intervenire in aree non facilmente legislabili, non controllate, non vincolate da anche semplicemente buone idee, buon costume, educazione, ma anche aspettative sociali, regolamentazioni a livello europeo e così via. C'è stato questo periodo, poi abbiamo avuto un periodo in cui abbiamo chiesto al digitale, alle grandi aziende soprattutto, di autoregolamentarsi, era il periodo delle commissioni, degli advisory boards, così. Sono partecipe anch'io di questo tipo di iniziative. Oggi la politica sta riprendendo molto spazio nei confronti del digitale, lo vediamo soprattutto in Europa, ma anche in Cina, ad esempio anche negli Stati Uniti, e lo fa da un punto di vista, secondo me, un po' più lungimirante, quindi richiede tempo. Vi ricordo ancora che il GDPR ha impiegato moltissimi anni, mi pare 7 o 8, da quando si è iniziato a quando è entrato in atto, però poi è entrato in atto. E allora lo stesso avviene sulla legislazione per l'intelligenza artificiale e così via. Allora direi, la politica è in ritardo sul digitale, ma lo è sempre meno e sta rimontando sul digitale. Diamo ancora, io direi, 3 o 4 anni, ci risentiamo tra 5 per darmi un pochino di spazio, e vedrete che la politica avrà ripreso sul digitale. In termini soprattutto di competizione migliore negli Stati Uniti, se tutto va bene, e in termini di legislazione basata sui diritti umani in Europa. Lei poco fa ha parlato di intelligenza artificiale, il suo nuovo libro è per l'appunto intitolato L'intelligenza artificiale, l'etica necessaria.
E questa parola necessaria, che è la parola che più impegna non solo il suo scritto, ma impegna anche tutti noi, perché qui non è che si fa filosofia spicciola. L'etica necessaria è qualcosa che deve accompagnarci, deve essere scritto sulla nostra carta d'identità. E la filosofia, in questo tempo, in questo modo, ci può e ci deve venire in aiuto? Oppure, secondo lei, Luciano Floridi, parlando dell'Italia, la filosofia si disinteressa un po' dei problemi che stiamo vivendo, oppure ogni tanto si esce dal Sancta Sanctorum, si proclama e poi si ritorna di nuovo chiusi nella propria torre? Ecco, che filosofo abbiamo noi oggi di fronte, non per risolvere i problemi, ma perché sollevi domande sui problemi? Ma pare che siamo veramente in alto mare con moltissime questioni importantissime. Una battuta sul necessario e poi quello che lei mi diceva sulla filosofia. L'etica necessaria può essere intesa in due modi: o quell'etica che è sempre, che non può non essere in quel modo, necessaria in quel senso, nel senso logico, forte, in cui se qualcosa esiste necessariamente, esiste sempre, comunque, in ogni caso, e così via. Oppure nel senso normativo, che è quello invece che utilizzo io, cioè che deve essere in quel modo. Una battuta soltanto sul termine necessaria per poi parlare della filosofia e della sua attuale situazione. Necessaria si può intendere almeno in due modi. Io vengo da studi di logica e matematica e quindi mi è naturale pensare al termine necessario in termini appunto di logica, soprattutto modale e così via, il che vuol dire che qualcosa è necessario se è sempre così, comunque in ogni caso, non può non essere in quel modo e così via. Ecco, non è in questo senso che l'etica è necessaria. L'etica è necessaria nell'altro senso, nel senso normativo, per cui deve essere in quel modo, ce n'è bisogno subito. L'etica necessaria di cui oggi si può parlare è una iniezione di preoccupazioni morali che vadano un po' oltre alle spicciole preoccupazioni di interesse politico o addirittura soltanto economico. Magari su questo poi torneremo, ma è su questa etica necessaria poi che parliamo, discutiamo anche in quel libro che lei menzionava. Per quanto riguarda la filosofia e il suo stato oggi, diciamo che, ecco, un po' mi dispiace perché può parlare male della propria famiglia, il che non è bello, ma per fare, forse dare giustizia, fare giustizia in questo contesto, pensiamo un po' a un andamento di una curva che va in alto e in basso, e poi sale e poi scende di nuovo. Si chiama sinusoide per chi si occupa di matematica tra noi. Un po' montagne russe, ecco, per chi invece vuole una rappresentazione più grafica. Ecco, la storia della filosofia va un po' a montagne russe, ci sono gli alti e i bassi. Noi viviamo un po' un basso, cioè viviamo un'epoca di seguaci, di followers, si direbbe in altri contesti, di influencers che sono morti. Non abbiamo Heidegger, abbiamo gli heideggeriani, non abbiamo Wittgenstein, abbiamo gli Wittgensteiniani, e così via. Questo succede sempre nella filosofia. Ci sono dei picchi, degli alti, e poi ci sono dei bassi. I bassi che sono fatti di scolasticismo, cioè di ripetizione, di studio, di amore per i testi, di interpretazione, ma non di innovazione. Questo momento io credo stia per terminare, come termina spesso nella filosofia, proprio a causa della spinta del digitale, delle altre rivoluzioni e richieste di innovazione che abbiamo da tutto il mondo. Cioè la filosofia a un certo punto deve uscire dalla sua torre d'avorio, ma non perché ne ha voglia, ma perché la tiriamo fuori noi. Ne abbiamo bisogno e chiediamo, cara filosofia, vieni a darci una mano, perché i problemi che abbiamo tra le mani sono talmente seri, gravi, fondamentali, che ci serve qualche illuminazione seria, ci serve un Socrate, un Platone, un Aristotele, un Tommaso d'Aquino, un Cartesio, un Hobbes e così via. E tutto quello che poi circonda. E quindi torniamo poi verso l'alto. Allora, una filosofia del XXI secolo non può essere una filosofia novecentesca. Noi siamo usciti dal Novecento. Se lei pensa un attimo alle grandi opere del Novecento, sono tutte incomplete. L'unica opera grande, fondamentale del Novecento, il Tractatus, è quella che poi Wittgenstein dice: guardate, ci ho ripensato, ma le ricerche filosofiche, la crisi di Husserl, Essere e tempo di Heidegger, i principi matematici di Russell, sono tutte opere incomplete. C'è una ragione, perché è il finale di un Novecento che non sa ancora pensare il XXI secolo. Giustamente, ma oggi abbiamo bisogno appunto di una filosofia del nostro tempo per il nostro tempo. Questo si può fare, ma bisogna farla liberandosi un po' di certe brutte abitudini. E qui veniamo alla filosofia italiana. Io sono un po' imbarazzato da quello che i filosofi oggi stanno dicendo in giro,
non farò nomi perché non stanno qui a difendersi, quindi non è gentile, ma basta leggere i giornali. Esternazioni che hanno tre gravi problemi. Non sono coerenti da un punto di vista logico, non sono morali da un punto di vista di impegno, diciamo, civile, e non sono informate da un punto di vista scientifico. Lei pensa che un filosofo che non sa fare un ragionamento dritto, non ha un atteggiamento morale nei confronti dei fatti e se ne frega, diciamo così, tecnicamente della scienza, può dire qualcosa di interessante oggi? No, però fa molto rumore e questo è grave. Eh sì, fa molto rumore e questo è grave, però abbiamo parlato dei filosofi, però parliamo anche di noi, perché le leggo una frase che lei ha scritto, però le metto il punto interrogativo. Perché passiamo la vita adulta a schivare le domande più difficili, quelle che nascono come curiosità da bambini e ci assalgono come dubbi quando siamo anziani? Questa frase lei l'ha scritta in un piccolo ma interessante libro che si intitola Il mosaico della fraternità, pubblicato dalla comunità di Bose, Edizioni Chicayon, insieme con Rosanna Vitigili, Roberto Repole, Antoine Corbin. Ecco, perché allora passiamo la vita adulta a schivare le domande e magari pretendiamo che le domande ce le facciano sempre gli altri, ad esempio i filosofi? Le ragioni sono tante, ma io ne sottolineerei due. Uno, perché le domande danno fastidio, sono irritanti. Chi è che vuole sentirsi dire costantemente: ma sei sicuro delle scelte che hai fatto? Non avresti potuto fare meglio? Non possiamo fare di più? Stiamo veramente facendo la cosa giusta? Ma questa relazione con l'amico, l'amica, il marito, la moglie, i figli, chi sia, sta veramente andando nel modo giusto? Hai veramente pensato a quello che farai domani? Chi è che si sveglia la mattina dicendo: quante settimane restano alla fine della mia vita? E ci diamo sempre i soliti 100 anni. Ecco, contare i giorni che ti restano, sapere che la vita qua non dura e che quindi hai questo bellissimo, straordinario biglietto della lotteria che ti è stato dato, come lo stai spendendo? È pesante, ma chi è che ha voglia di mettersi? Cioè, lo faccio io professionalmente anche perché sono pagato per farlo, ma insomma bisogna essere un po', diciamo, avere un po' di attitudine. Lo fa il bambino, la bambina, quando sei giovane, quando chiedi la classica domanda: perché il cielo è blu? E sei, tra l'altro, irritante nei confronti del genitore. Perché? 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 A un certo punto a Pierino gli dici: basta, non se ne può più. E poi te la poni quando la vita sta arrivando un po', diciamo, alla fine, quando c'è il tramonto, e ti cominci a chiedere, magari con qualche rimprovero nei confronti di te stesso: cioè, se l'avessi soltanto pensato, se soltanto, ma perché? Oppure anche magari momenti di soddisfazione: ho fatto la cosa giusta e così via. In mezzo, e questa è la seconda ragione, c'è la distrazione. La distrazione di troppe cose pressanti, di dover trovare una soluzione al problema di oggi, cioè giustamente c'è, cioè, il lavoro da trovare, la casa da acquistare, la macchina che si è rotta, i figli che magari a scuola c'è un problema, cioè, cose pressanti che costantemente ci distraggono da quelle che poi sono in realtà le domande, quelle veramente irritanti, profonde. Ecco che allora la filosofia, anche dai tempi da Socrate, in poi, fa un po' quel lavoro di andare a stuzzicare, a dare fastidio. Però io ricorderei a tutti chi ci ascolta che Socrate è finito male, cioè che a chi secca troppo al grillo parlante, prima o poi arriva Arriva una il scarpa, martello. oppure arriva il martello o la cicuta. Allora attenzione a non fare troppo anche i simpatici, diciamo così, il filosofo che va nella grotta a dar fastidio alle persone. E questo è una cosa che io vorrei ricordare a tutti: quando Platone descrive il filosofo che va a prendere le persone incatenate nella classica grotta, guardare le immagini, conosciamo tutti l'analogia, le parole greche che lui utilizza sono violentissime. Se si va a rileggere il greco utilizza, adesso non ricordo il termine specifico, ma utilizza un termine che è praticamente l'equivalente di: vi faccio uscire da questa caverna con una pistola puntata alla tempia. Questa è la parola greca equivalente. Perché nella caverna si sta comodissimi, nessuno vuole uscire. E sinceramente io la sera mi metto a guardare Netflix e rientro nella caverna tranquillo, perché la giornata è stata lunga. Allora, diamoci anche un po' di respiro, però poi torniamo a porci le domande, quelle più serie. Perché si vive meglio? Cioè l'impressione che uno dica: ma no, magari adesso queste domande non me le pongo perché poi magari spariscono, poi magari alla fine della giornata non me ne accorgo. Non è vero. La verità è che poi alla fine quel non domandarsi si paga, e si paga troppo tardi. Allora,
raccomandazione del filosofo, diciamo così, è quella di porre quelle domande, danno un po' fastidio, fanno un po' paura, sono un po' pesanti, ma fanno la vita migliore nei tempi lunghi. La battuta che faccio, mio padre è un medico, la battuta che faccio è che il filosofo, dei tre mestieri, medico e sacerdote, vede un po' il peggio della vita, no? Cioè, il sacerdote, il medico, la sofferenza, i peccati, e il filosofo ha anche la volontà umana di non guardare il mondo per quello che è. Allora, tra il filosofo, il medico e il sacerdote, dare un po' retta al filosofo e porsi qualche domanda in più. Ricordiamo ai nostri ascoltatori l'appuntamento con Luciano Floridi al Festival Filosofia venerdì 17 settembre con il tema Sovranità digitale. Per le prenotazioni festivalfilosofia.it. Ma prima di salutarci, professor Floridi, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Allora, lei ha colto nel segno Il Leviatano di Hobbes, lo sto rileggendo per il prossimo libro. E quindi abbiamo citato Hobbes e non a caso, Perfetto. e qui ritorna nella sua prepotenza di pensiero. Senza Grazie. neanche metterci d'accordo. Grazie Perfetto, grazie a voi. davvero, Luciano Floridi, e buona serata.